per la serie sputtaniamoci subito. Oggi coda tattica per capelli sporchi e occhiali. Occhiali perché altrimenti mi vedrete fare per tutto il video così, perché sono una talpina. Allora, oggi volevo parlare delle ciprie. Sinceramente avrei voluto parlare dei blush perché me l'hanno richiesto e perché in effetti mi ero dimenticata di parlarne nel video dei prodotti preferiti. Però, siccome mi sta arrivando un pacco della Sleek e all'interno ci sono due blush e i blush della Sleek sono tra i miei preferiti, allora preferisco aspettare. Dovrebbe arrivare comunque tra domani, dopodomani, si spera. Quindi ho deciso di parlarvi delle ciprie. Sarà un video lunghetto, credo, perché io ne ho parecchie. Sia per, vabbè, soliti acquisti compulsivi che un po' penso riguardino un po' tante delle ragazze che bene o male bazzicano da queste parti, almeno spero. E poi comunque io devo dire che non faccio offendere nessuno perché le utilizzo praticamente tutte, tutte a eccezione di qualcuna che adesso vi mostrerò. Ho deciso di dividerle in categorie. Quindi prima vi parlerò delle compatte, delle cipre compatte e poi di quelle in polvere libera. Inizio subito dicendovi che io preferisco di gran lunga quelle in polvere libera. Non saprei dirvi il perché, boh, non lo so. Io non tanto non sono amante, cioè, non sono il tipo che porta in borsetta mille cose per i ritocchi. Al massimo, forse qualche gloss, rossetti, ma neanche perché non mi piace ritoccare. Alla fine, cioè. Penso di usare dei prodotti con cui mi trovo bene e che generalmente durano a lungo. Se il trucco svanisce, pazienza, cioè voglio dire, alla fine è il decorso naturale della giornata. Quindi cominciamo subito. Inizio col parlarvi delle compatte e la prima che vi mostro è questa qui di Sephora, ma vi dico subito che io l'ho utilizzata poco e niente, cioè in realtà l'avevo comprata con l'intento di portarla in giro in borsa, giusto perché comunque ci potrebbe sempre servire. Ed era quella, diciamo, che ai tempi avevo trovato più economica, però sinceramente l'ho usata ben poco. È anche un pochino scuretta, anche se in video sembra chiara. Questa è la Beige Rosé, ma no, è decisamente più scura di come appare in video. Cioè, è più scura di come sono io attualmente adesso. Come colorito, e sono ancora un pelino abbronzata. Comunque, diciamo che l'avevo scelta perché era una delle poche cipre che aveva i siliconi a, diciamo, 2/4 dell'inch, cioè non proprio all'inizio, ecco, ce l'ha un po' più in basso, quindi diciamo che era la meno peggio. Ripeto, sì, matifica, però non so darvi molte indicazioni perché non l'ho usata molto, perché quando mi trucco a casa preferisco altro tipo di ciprie. Poi vi mostro questa che è la famosissima Complexion Perfection della Elf, che ho da veramente un casino di tempo, penso saranno passati ormai 2 anni. Sì, ops, lo specchio, scusate, veramente. Con i quattro colori, devo dire che all'inizio l'ho usata parecchio. È una cipria molto, molto, molto impalpabile. Costa 4 euro. Conosco tantissima gente che ci si trova bene. Anche io devo dire non l'ho trovata malaccio, però continuo a preferire altre ciprie. Di tanto in tanto la utilizzo giusto perché non si offenda, ecco, perché visto che lì è comunque abbastanza utilizzata. Adesso in video non si vede, ma c'è un bel solco qui al centro. Anzi, ecco, fare video serve anche a questo, per ricordarsi ogni tanto e non intanto di riutilizzare altre cose. Poi vi parlo invece di una delle mie cipre preferite, e nonostante io non ami le cipre compatte, questa assolutamente è meravigliosa, vabbè. Ed è la Mineralize Skin Finish Natural di MAC. Questa, vabbè, si è vista e rivista in tanti video, è una delle poche cose di cui conservo ancora la scatola. È una cipria compatta, dicono che dia un aspetto luminoso. Io sinceramente, devo essere sincera, questo aspetto luminoso non lo vedo tantissimo. Sicuramente è una cipria che ha, ecco, come potete vedere, un effetto quasi coprente, quindi diciamo che se non avete grossi problemi, infatti molte ragazze lo utilizzano anche al posto del fondotinta oppure quando, ecco, vedete, adesso infatti risulta un po' chiaro perché sono ancora leggermente abbronzata, soprattutto negli arti. Però veramente questa è una delle, ecco, a me piace, questa cipria l'ho utilizzata tantissimo,
quando utilizzavo il fondo in mousse di Essence. Fondo in mousse di Essence di cui vi parlerò, che ho ancora quasi finito, perché lo fissava meravigliosamente, cioè veramente l'accoppiata di quei due, di questi due prodotti era eccezionale. Dico era perché preferisco usarlo il più raramente possibile perché, come molti sapranno, tende a far uscire dei brufoletti e quindi, insomma, cerco di evitarlo. Un sostituto, tra virgolette, della cipria di MAC sarebbe il Soft Focus Compact di Kiko, che in realtà nasce come fondotinta. Adesso in realtà esiste anche la cipria compatta, diciamo, di questa linea, che diciamo, sarebbe forse più simile al Soft Focus. Che sto dicendo? Alla Mineralize Skin Finish di MAC. Io ce l'ho, adesso non so dove sia finita perché non la trovo più, sarà in qualche borsa sparsa chissà dove, che ho fatto tre traslochi negli ultimi mesi, quindi insomma vediamo un po', non so dove sia. Però questa secondo me ci somiglia di più perché è decisamente più coprente a livello di tipologia di prodotto. Aspetta, lo apro questo, io ho preso il numero 3. Io non mi ci sono trovata male anche con questo, ma ecco, anche questo è molto utilizzato, c'è un bel solco al centro, anzi si intravede il fondo della cialda, però io solo con questo, cioè solo con questo io non, cioè trovo che non duri tutta la giornata, o comunque tutta la giornata, oddio, quelle ore che servono a me, quindi non rientra anche questo nei miei preferiti, ma continuo a utilizzare la rotazione. Adesso passerei invece alle cipre in polvere libera, decisamente quelle che preferisco. Lascerei alla fine la mia preferita, comunque vi ho già parlato nel video precedente, in uno dei video precedenti. Inizio a parlare con la cipria Nude Nude di Neve Makeup, che io ho travasato in questa jar di Elf, vabbè, che della Mineral Booster, una jar finita, perché quella lì mi serviva, la jar piccola mi serviva per un'altra cosa. Allora, questa cipria è fantastica, cioè sicuramente è setosissima, è impalpabile, cioè sulla mano è bellissima. Io avevo avuto modo di provarla dal vivo perché dove abitavo prima c'era un negozio, la profumeria che vende Neve Makeup, e avevo deciso di provarla un giorno, così in un ordine ho inserito un formato mini di questa cipria. Conferma, è una cipria bellissima, però per il mio tipo di pelle e per le mie esigenze non va bene, perché dà un effetto leggermente luminoso che non è adatta alla mia attuale pelle mista. Parentesi. Io ho la pelle tendenzialmente mista, quindi se non curata, tra virgolette, come si deve, tende appunto a diventare mista e quindi tende ad lucidarmi in questa zona qui. Quindi una cipria ovviamente troppo luminosa non va bene perché non fa altro che accentuare questo problema. Devo dire che, anzi, è un consiglio che do a tutte. Quando io ho iniziato un po' a interessarmi di più della mia pelle, mi ricordo i tempi, sono entrata in un negozio di brochure e la ragazza mi ha consigliato dei prodotti. Bene, io poi mi sono resa conto col passare del tempo che usando solo esclusivamente prodotti per pelle mista, quindi crema da giorno per pelle mista, crema da notte per pelle mista e via dicendo, io continuavo ad avere la pelle mista. Quando invece poi ho cambiato un po' tipologia di prodotti, quindi ho preferito di notte usare sempre e comunque delle creme ricche, molto idratanti, e di giorno creme più leggere, io mi sono normalizzata. Questo discorso vale un po' per tutto, per i capelli grassi, secchi, eccetera. Se utilizzate prodotti per capelli grassi, sui capelli grassi, cioè, o comunque solo esclusivamente quelli, non faranno altro che diventare sempre più grassi e via dicendo. Quindi, diciamo, quando è così, ponderate sempre, non vi fate, perché tanto nei negozi, nelle profumerie, così, cioè, tenderanno a spingervi verso quel tipo di prodotti. Dovete essere sempre voi a decidere, sempre voi a ponderare in quel momento qual è il prodotto adatto per voi. Anche perché, come sapete, la nostra pelle cambia, i nostri capelli cambiano durante il ciclo, perché in prossimità del ciclo avete un tipo di pelle, lontano dal ciclo avete un altro tipo di pelle e così via. Questa era una piccola parentesi. Comunque a me la cipria nude, cioè io la trovo una cipria fantastica, ma purtroppo per la mia pelle non va bene. Quindi diciamo che ogni tanto la utilizzo, magari la preferisco, ecco, per fissare qui sotto, che dopo un po' di luce non fa male. Poi passerei alle cipre HD.
Allora, io delle cipre HD ho avuto la fortuna, tra virgolette, di provare quella di Make Up Forever, famosissima, che questo è un formato, diciamo, un po' ridotto, che avevo ottenuto da 5 grammi, che ho ottenuto con uno scambio con un'amica, ciao Maria Elisa. Io avevo il rossetto, io l'ho dato il rossetto di MAC Creme Nude, che su di me stava malissimo, e lei mi ha dato questa. È abbastanza utilizzata, ottima cipria. Veramente ottima, ma secondo me, vabbè, ovviamente come tutti sanno, assolutamente equiparabile alla Hollywood di Neve Makeup. Le utilizzo indistintamente. Io ho avuto la sensazione durante l'utilizzo che le polveri di quella di Neve Makeup siano leggermente più grandi di quella di Makeup Forever. Una cosa veramente impercettibile, però dopo aver assistito all'evento di Make Up Forever, questa cosa diciamo me l'hanno un po' confermata in un certo senso, perché la cipria HD, se non, questa qui di Make Up Forever, se non utilizzata nel modo corretto, tende a dare problemi, perché si accumula, tende ad accumularsi in certi posti del viso, soprattutto se si è una pelle mista, quindi magari nel momento in cui viene spolverata, tenderanno sicuramente a fermarsi qui alcuni eccessi, perché qui la pelle è più oleosa. O qui ci sono più pori dilatati, quindi sono delle cipre ottime, ma vanno utilizzate veramente bene con i prodotti, con gli accessori giusti, con i pennelli giusti, con le spugne, perché queste cipre sono con i piumini, ecco, i piumini sono quelli adatti per tamponarle. Anche qui quella della Make Up Forever ha il piumino adatto, perché avendo le polveri così sottili, con un piumino qualsiasi tenderebbero a infilarsi soltanto nella grana del tessuto, e quindi insomma non sarebbe appunto un'applicazione ideale. Ma anche questa sinceramente non è la mia preferita. Un'altra cipria che è considerata HD, vabbè, ecco, mi stavo dimenticando, un'altra cipria HD è quella di Elf, la High Definition Powder, appunto, della Elf, che costa, se non sbaglio, 5,80 euro. Oppla, ecco, si è alzata una nube tossica, vabbè, si fa per dire. Anche questa ottima cipria HD, però a differenza di queste due che contengono esclusivamente silica, questa contiene anche Dimeticone, ce l'ha al primo posto, motivo per cui la rende sicuramente più setosa, sicuramente una buona cipria, però diciamo che l'effetto è molto simile. Avendo il dimeticone tendo ad utilizzarla molto meno, magari un po' più raramente, però la finirò sicuramente. Come dicevo prima, un'altra cipria HD, che però non contiene solo silica, ma è considerata una cipria HD perché l'effetto è quello, è la mia cipria preferita del momento, che è la Primed Poreless di Too Faced. Di questo io ho fatto un articolo abbastanza dettagliato nel blog, dove vedrete delle foto a dir poco scioccanti, perché l'effetto di questa cipria è qualcosa di spettacolare, veramente minimizza i pori, ma li minimizza veramente, cioè vedrete nel blog le foto del prima e dopo. Anche sulla mano addirittura, cioè si vede proprio la differenza tra applicare e non applicarla. E sinceramente, prima, allora, a me incuriosiva parecchio questa cipria da tantissimo tempo. Poi ho fatto un ordine da lookfantastic.com, perché ho ordinato la piastra GHD, perché lì viene a costare praticamente la metà, circa 95 euro contro i 180 dei rivenditori. E già che c'ero, ho visto questa cipria e ho voluto prenderla lì perché mi veniva a costare 22 sterline, quindi qualcosina meno rispetto che da Sephora, anche perché dalla mia Sephora non esiste la Too Faced, quindi. Intanto questa cipria può essere utilizzata sia come primer, come dice appunto il nome, che come finishing powder, quindi dopo a fine trucco, ecco, dopo aver messo fondotinta, blush, tutto il resto. E io ultimamente la sto usando in entrambi i modi. Quando ho fatto la recensione non ne avevo parlato, cioè non l'avevo ancora utilizzata come primer, quindi sotto il fondotinta. Adesso la sto utilizzando e la sto apprezzando ancora di più. Cioè, già mi piaceva tantissimo, adesso mi piace ancora di più. Intanto la cipria ha il sifter, comodissimo, ovviamente, che impedisce alla cipria di uscire dai buchetti. Veramente, ragazzi, allora, la cosa che mi ha colpito appunto quando ho preso la cipria, che mi incuriosiva, io non l'avevo sinceramente badato minimamente all'inci, anche perché visto l'effetto io ero quasi sicura che fosse strapiena di siliconi.
Ma veramente sicura. In realtà poi adesso vabbè, nel blog comunque trovate l'inci. Poi mi sono accorta quando ho visto la scatolina che non c'è assolutamente traccia di siliconi, anzi l'inci di questa cipria praticamente è totalmente verde. Al primo posto c'è la silica, motivo per cui la rende una cipria appunto HD. Poi c'è il Populus tremuloides bark extract. C'è una serie di piante, anche strane, l'onicera caprifolium, acqua, l'onicera japonica, mica, poi i vari ossidi che la rendono, bah, in teoria leggermente colorata, in pratica non lo è, cioè risulta praticamente trasparente, e alla fine dell'inci c'è il bismuto ossiclorite. Ci sono vari, diciamo che su questa sostanza ci sono pareri un po' contraddittori, perché diciamo che non è proprio una cosa bellissima da inalare, anche perché essendo delle cipre molto volatili, nel momento in cui si passa il pennello nel tappo, un po' tende a svolazzare, quindi si può anche respirare. Quindi diciamo che tendo a trattenere un po' il respiro nel momento in cui applico questa cipria, però è veramente fantastica. Veramente, andate nel blog perché c'è una foto che vi farà capire realmente l'effetto di questa cipria, di quanto sia quasi miracolosa. Un effetto simile a questa cipria, però con un tripudio di siliconi, e questo vabbè lo sapevo, è questa qui che, di Madina, che è una cipria molto particolare, è la Crystal Glass Powder dell'Inner Revolution di Madina. Anche questa mi incuriosiva tantissimo, l'ho comprata quest'estate quando c'era uno sconto del 50%. Se non sbaglio, a prezzo pieno costa un botto, perché se no costa sui 24 euro. Mentre con lo sconto l'ho presa a 12 euro circa, era già un prezzo più ragionevole. Ed è stranissima perché ha l'aspetto, come vedete, di un gel, no, ma neanche di un gel, di un gel compatto trasparente. Ecco questo. Ma nel momento in cui si passa il dito e si fa così, ci si rende conto che diventa subito polvere sottilissima. Perché sono presenti tantissimi siliconi, ovviamente, che non fanno altro che rendere tutto più liscio. Questa io non la userei mai, 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 mai su tutto il viso, ma ogni tanto la utilizzo solo in questa zona qui. Io purtroppo sono piena di pori dilatati. E purtroppo i siliconi non fanno altro che peggiorare la situazione, questo lo so, si sa. Ancora non sono riuscita a trovare un prodotto miracoloso che azzeri questo problema, ma non credo neanche che esista, sinceramente, perché i pori una volta aperti, boh, non so se. Sono ignorante in questo senso, ecco, non so dirvi se possono mai richiudersi. Ok, durato meno del previsto, queste sono tutte le cipre che ho. Spero che, se ho dimenticato qualcosa, magari chiedetemi nei commenti, vi faccio sapere, vi do qualche risposta, se ne ho. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!